Allora, intanto volevo ringraziare personalmente Alessandro perché stasera sta suonando delle musiche di uno dei compositori che io più amo, che è Telemann, per cui per me è bellissimo, lo ringrazio ancora una volta. E visto che stavamo parlando proprio del titolo di questo libro, che è Afonie indispensabili, Davino ci ha spiegato un po' per quale motivo si arrivi, ecco, a questo titolo. C'è anche una poesia dentro il libro che porta appunto il titolo dell'intera raccolta. Afonie indispensabili. Una formica zoppa in uno stagno di idee vicino al poligono di tiro alla fune. Un antropologo infelice a indagare nella gabbia di uomini e donne ubriachi di acqua sporca, forse in sabbia. Un drago in mongolfiera, scruta campagne coltivate con zampe di gallina condite con lische di pesci rubate nella filiera. Le catapecchie di una civiltà avanzata rotolano in rifiuti solidi umani, scoprendo albe in un bosco sotterrato da mille tragedie vissute e dimenticate. Hansel e Gretel, con Alice nel paese delle meraviglie, senza alberi, senza foglie, a correre a perdi fiato nei prati di fango stracciati da lombrichi affamati. Braccia alzate al cielo, mamma mia che sfacelo, ma niente malumori nel pozzo parco dei desideri, treni e aerei super veloci, navi in crociera, e la terra ammantata da stelle cadenti, una contro l'altra armata, per far luce in questo mondo, dove tutto appare giocondo, ma non la miseria umana che ci attanaglia, una missiva in bottiglia, a chissà se arriverà lontano. Questa poesia ci tengo a dirlo perché chi mi ha premato sono persone non poverine, di più. Si è classificata seconda 3 anni fa al premio Città di Iglesias con una critica del professor Casone dell'Università di Cagliari e la cosa mi ha fatto estremamente piacere. Ma come nasce la poesia? A che ora ti viene l'ispirazione? Cioè, ti svegli la notte, dopo pranzo perché hai mangiato male, o perché invece hai mangiato bene perché lei cucina molto bene. Quando ti viene l'ispirazione? E da che cosa ti viene l'ispirazione alla poesia? A scrivere dei versi? Scusa Maria Teresa, non alle 4 del mattino, neanche alle 5. Neanche alle 5. Dopo quando si dice cosa ti ispira la poesia, è difficile dirlo per una persona normale che dopo scrive. Io non è che mi siedo e scrivo poesia o le poesie, assolutamente no, non mi impatto. Io prendo appunti, magari per questo tipo di carta me lo metto in tasca, dopo quando arrivo a casa se me ne ricordo tolgo, magari tante canzoni il pomeriggio, il giorno dopo me lo dimentico, cioè non mi siedo apposta per, però dopo quando prendo quel foglietto o quei foglietti e li metto davanti, sono a casa da solo, soprattutto dopo pranzo, fino alla sera, l'ora di cena e forse qualche volta anche dopo, allora prendo qui